Gianni Colaccioni, undicesimo congresso di Radicali Italiani per Libri.tv. Siamo ormai in chiusura di questa kermesse congressuale, anche se ancora non si sono rielette le cariche, però insomma siamo. Sì, sì. E siamo in compagnia di Alessandro Massari, membro di direzione, se non sbaglio. Sì. Bene, e che è stato relatore della commissione economica. Ho fatto uno degli interventi introduttivi nella relazione economica che si è svolta appunto alla Sala Orange e coniugava i temi. Assolutamente. Era la scenografia della precedente intervista. Bellissima, bellissima. Beh, ti stavo dicendo, sì, è stata una commissione che ha coniugato i temi dell'ecologia, della libertà e della giustizia. Era apparentemente complicato riuscire a trovare una sintesi, però magicamente i radicali sanno ascoltarsi e quindi sanno dialogare. Noi abbiamo un'impostazione economica che si basa essenzialmente sulla convinzione che in Italia non esiste il libero mercato e credo che oggi Abramovel abbia spiegato in modo eccellente quanto noi non riusciamo a divulgare perché evidentemente non abbiamo accesso, ma il problema delle regole che noi chiamiamo infrastrutture giuridiche e il problema del merito che noi estremizziamo parlando di selezione avversa, perché in Italia addirittura non c'è il premio del merito, ma al contrario c'è il premio del raccomandato, c'è il premio dell'assistito, c'è il premio del tangentaro. Questo è un sistema dove non esiste libero mercato. Ribadita l'importanza della regola ben scritta, quindi di quell'infrastruttura giuridica che deve tenere insieme tutto, abbiamo analizzato come ormai tutti dicono, e questo non è certo una novità, l'entità pubblica, quindi lo Stato, i comuni, province, regioni, intermediano oltre il 50% del PIL. Quindi parlare di economia vuol dire parlare anche di come questi denari vengono distribuiti all'interno del settore pubblico, come vengono utilizzati. Di qui sono partite tutte le nostre analisi antiche sul rapporto tra imprese, banche, fondazioni, plaudendo anche al fatto che questo governo, pur se limitandosi solo ai provvedimenti economici, ha fatto proprie molte delle nostre iniziative. Per esempio il divieto di interlocking directory sta banche e assicurazioni, che altro non vuol dire che il divieto di incarichi incrociati da banche e assicurazioni, ecco, questo che è un governo di banchieri lo ha approvato. Ma non solo, parlando di costi, noi abbiamo chiesto l'anagrafe pubblica degli eletti e nel 2007-2008 io stesso mi occupai di un lavoro di ricerca. Noi chiedevamo dei diritti, non sapevamo che i diritti già esistevano. Perché? Perché l'avevano spalmati in una serie di norme lungo 20 anni. Serviva un testo unico. Quindi con pazienza certosina abbiamo raccolto tutte le norme che imponevano la pubblicità di moltissimi dati sensibili dei nostri eletti, compresi i parenti, tanto per essere chiaro. Peccato che non si sapeva. Riunendoli e mettendo al fianco l'onere di pubblicità tramite internet adeguata ai tempi, era la nostra proposta che è stata fatta identicamente propria dal governo. Ancora di più. Con la Repubblica pubblica degli eletti noi vogliamo prevenire, certamente, non vogliamo cercare in modo quasi poliziesco, noi non vogliamo fare né giornalisti che fanno scoop, non vogliamo fare i PM che cercano colpevoli, noi vorremmo prevenire. Se adottassimo queste regole, i cittadini in trasparenza saprebbero che Fiorito ha acquistato un'automobile perché aveva paura di 3 metri di neve a Roma. Se tu metti online la proprietà della casa, forse l'ex ministro Scajola avrebbe saputo lui stesso che gli era stata donata una casa. Quindi a noi serve proprio per prevenire che queste cose accadano. Stavo dicendo però il problema degli enti pubblici. Fiorito prende 100.000 euro, ma poi magari partecipa all'assegnazione di servizi a società più o meno partecipate. E allora serve il bilancio consolidato. Perché se i soldi del comune, della provincia o della regione vanno a ripianare i debiti di una società che non ha la forma pubblica, perché esiste un escamotaggio semplicissimo, un ente pubblico lo si trasforma in società per azioni o in società a responsabilità limitata, diventa un soggetto sostanzialmente pubblico, formalmente privato, i bilanci pubblici e privati non coincidono e un buco di bilancio fatto da una società municipalizzata non risulta nel novero, nel calderone del debito pubblico.
ce lo chiedeva l'Europa, lo avevamo proposto con largo anticipo, anche questo è stato fatto proprio dal governo. E poi se vuoi te ne dico molte altre, perché ci sono altri provvedimenti, ma credo che sia opportuno terminare il monologo. Traiamo qualche piccola conclusione e dimmi se è giusta. Insomma, tu praticamente non sei, o meglio, sei tra coloro che questo governo ampiamente lo considerano, come diceva Pannella, un incidente positivo, ma mi sembra non tanto un incidente, insomma una vera e propria risorsa per l'Italia. Guarda, io più che un incidente lo ritengo come il sistema di questa classe partitocratica per proteggere se stessa. L'enormità della corruttela generata da un familismo morale tutelato dalla partitocrazia era tale che avevano bisogno di qualcuno che facesse il lavoro che non erano stati capaci di fare. Stavo dicendo, in economia è accaduto che, avendo quella missione specifica, hanno fatto cose buone. Ti faccio un altro esempio, noi abbiamo parlato di riforme di struttura, però va governata l'emergenza, e allora noi abbiamo proposto l'introduzione dell'IVA per cassa, cioè che si paghi l'IVA nel momento in cui ti incassa, e se c'è ritardo nei pagamenti, quindi non è giusto che anticipo l'IVA, il ritardo nei pagamenti alle imprese, perché è un problema che abbiamo sollevato, sapevamo che c'era il debito pubblico, noi abbiamo chiesto di fare la possibilità di avere un accesso al credito avendo la certificazione dei crediti, abbiamo chiesto di poter spalmare su più rate i debiti verso Equitalia, perché se tu mi chiudi la fabbrica io non ti do più una lira e quindi lo Stato ci perde, l'imprenditore non dà più lavoro e quindi i lavoratori vanno per strada e si ferma un sistema. Queste sono cose di buon senso che noi abbiamo presentato, abbiamo detto date un maggiore accesso al credito, le nostre banche non sono Lehman Brothers che hanno fatto investimenti in titoli tossici, non parlano inglese, volevano sempre un bene immobile a garanzia di un prestito, quindi il problema non è ricapitalizzare le banche e dare liquidità alle imprese per dare ossigeno al paese. E misure di emergenza, su questo ha ragione Pannella, i radicali sono classe di governo, quindi mentre progettiamo il futuro e speriamo infrastrutture giuridiche nuove che consentano un libero mercato laddove adesso ci sono solo imprenditori assistiti, contemporaneamente sappiamo che soprattutto tra le piccole e medie imprese non c'è una grande tutela da parte dei Confindustria, da parte dei sindacati, e quindi avevano bisogno di ossigeno e noi gliel'abbiamo dato, il governo ha fatto proprio tutto questo. Poi si è parlato però anche d'ambiente. Alessandro, torniamo diciamo a discorsi un po' più terra terra. Sull'ambiente però ti volevo dire una cosa. Ah, sì, sì. Coniugare l'ambiente, in questa commissione per la prima volta è emersa un'ulteriore forma di tutela dell'ambiente rispetto a quella già approvata. Noi sappiamo che c'è Elisabetta Zamparutti e Michele Governatori che propongono carbon tax per trovare il modo per disincentivare dei consumi che producono dei danni ambientali e contemporaneamente con quelle tasse andare a ridistribuirli ai lavoratori con un reddito. I lavoratori dipendenti con un reddito quindi non certamente abbiente. Questa è una prima forma con cui sicuramente la regola induce a comportamenti virtuosi. Però c'è stata anche una seconda opzione che è uscita fuori con grande forza, che è la regolazione del mercato per la composizione degli interessi tra chi è danneggiato e chi danneggia. Quindi tutta una serie di strumenti che, eliminando l'intermediazione statale, lascia ai privati la composizione dei propri interessi, riuscendo ad ottenere lo stesso risultato ma con un minor numero di transazioni e quindi un risultato più efficiente. E mantenendo inalterata l'impostazione diciamo etica, si è aggiunta pure quella un po' più liberale che dà la responsabilità all'individuo. Ottimo, sì, anche magari i tempi sarebbero più brevi. E non solo sarebbero più brevi i tempi, ma sarebbe più certo l'effetto dei provvedimenti, perché mentre il privato è direttamente lui a garantirsi e a verificare se l'impresa sta facendo qualche cosa che è in grado di evitare che lui abbia un cancro, l'alternativa statalista è che tu devi fidarti dello Stato e questo Stato diciamo astrattamente dovrebbe perseguire il bene comune, sappiamo poi come molto spesso viola le leggi, guardate l'ILVA insomma. Esattamente. Alessandro, in conclusione, qualche diciamo tua considerazione su questa vicenda che era il dibattito anche pre-congressuale sull'online della Galassia, dei finanziamenti interni della Galassia, dell'autonomia dei singoli soggetti, i radicali italiani, si può candidare, non si può candidare, e quindi anche un problema di organizzazione interna un po' sotteso, che ogni tanto esce fuori anche in alcuni articoli. Si legge ovviamente sempre tra radicali. Io ne ho parlato e io sono netto, i mezzi prefigurano i fini, con questi mezzi noi non possiamo fare nulla, allora se siamo convinti
che il finanziamento serva solo per la competizione elettorale e non per la vita del partito, e in un momento in cui, anche grazie alle nostre denunce proposte di Folanagrafe della Repubblica degli Eletti, grazie alle iniziative, abbiamo fatto capire che la politica non è più bene comune ma spesso è bene proprio privato per uso privatistico, in questo momento è logico che ci sia un rigetto della politica in un momento di crisi economica con la stampa che non ci dà i meriti di quello che facciamo, quindi abbiamo difficoltà a finanziarci. Allora ho detto, senza un minimo di denaro, senza un minimo di pane, neanche la persona più ferocemente convinta che col Satyagraha possa andare a risolvere il problema, tu devi a un certo punto poter almeno sopravvivere, quindi i mezzi sono fondamentali. Io credo che in un momento in cui l'informazione non lascia il tempo di avere memoria sia solo un tweet, e quindi o siamo capaci di dare milioni di tweet o non rimaniamo impressi, e allora parallelamente ai modi di comunicazione che rendono la nostra azione memoria per avere futuro, c'è anche la necessità però di adeguare gli strumenti del finanziamento. Io nel 1996 ricordo che arrivai al partito proprio per dare una mano. Carte di credito e telefono anticiparono quello che poi è diventato un modo comune del mercato di vendere servizi. Noi vendevamo il servizio politico con carte di credito e con telefono facevamo molte iscrizioni. È ancora quello il mezzo utile? Probabilmente spostandosi sull'online, ora che il digital divided si sta lentamente superando, non solo costa un punto di PIL percentuale, ma costa a noi anche la possibilità di poter raggiungere i cittadini per essere finanziatori. Questa è l'idea, diciamo, scontata che viene fuori dalla lettura dei giornali, perché sono esperienze Obama, Hollande, non è che ci stiamo inventando nulla, ma credo che noi una profonda riflessione su come si possa far capire ai cittadini che tutto ha un costo ed è meglio un costo esplicito, evidente e scelto, piuttosto che una tassazione infame rappresentata dal debito pubblico, perché il costo della partitocrazia non sono i 100 euro di Fiorito, il costo della partitocrazia non sono le società municipalizzate che hanno un dipendente più o meno raccomandato, il costo della partitocrazia sono i 1.982 milioni di miliardi di debito pubblico che hanno creando delle regole inefficienti, inopportune e ingiuste. Quindi noi dobbiamo far sapere che c'è un modo diverso per impegnarsi in politica, che presuppone la partecipazione con il proprio tempo, con il proprio denaro, perseguendo un obiettivo specifico. Come si fa a entrare in contatto con chi è sempre in rete e non percepisce la differenza tra l'online e l'offline? Come facciamo a capire le persone che stanno seguendoci con dei tweet che non c'è solo bisogno di un'idea, ma c'è bisogno pure di realizzarla, c'è bisogno anche di essere fisicamente presenti con il tavolo, c'è bisogno di far vedere i nostri simboli, c'è bisogno di far conoscere i costi e quindi trovare le risorse e poi portare la rendicontazione e far vedere cosa abbiamo creato. Ecco, quando noi riusciremo a fare questo, e chiaramente sarà molto difficile perché poi ci sarebbe la comparazione, e quindi sarebbe un'alternativa alla protesta grillina, perché sarebbe la proposta radicale, e noi troveremo la soluzione, e su questo ci dobbiamo impegnare, perché il regime ormai falsifica la realtà. Io ho detto, noi viviamo in un matrix, noi ci siamo sganciati, viviamo la realtà, e quando andiamo fuori la gente non ci crede, perché l'informazione non glielo racconta, perché su internet si trova di tutto, e ricordate che l'eccesso di informazione può portare anche alla mancanza di conoscenza. Alessandro Massari, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento su Liberi.tv per questa e altre interviste, grazie ancora, e magari possiamo pensare anche di fare qualcosa su Liberi.tv, qualche trasmissione. Ma è un piacere, io già in passato con te sai che sono stato onorato di aver partecipato a trasmissioni, e quindi come sempre mi sto per venire a scrivere. D'accordo, grazie Alessandro.